Buona visione da... Salute! Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Processo al Gran Premio. Si parlerà di Formula 1 da Silverstone, Gran Premio d'Inghilterra. Una domenica molto intensa, ricca di emozioni e grandi colpi di scena. Si parte dall'incidente alla prima curva senza nessuna conseguenza per fortuna per le grandi prestazioni in termini di sicurezza raggiunte dalle monoposto attualmente, quindi sia Albon che Zhou stanno bene, sono a posto e pronti per, speriamo, il Gran Premio d'Austria già in previsione per questa settimana. E poi c'è stata la safety car, ma poi non è finita qui anche la strategia Ferrari, che ha letteralmente spaccato i tifosi ferraristi. Bene, in tutto questo tourbillon di emozioni contrastanti c'entra la prima vittoria Carlos Sainz e ritorna alla vittoria anche la Ferrari, che mancava da 3 mesi da Melbourne col Gran Premio d'Australia. Un fantastico Sainz, quindi bravissimo, pole position e anche vittoria, vince questo Gran Premio, lo fa davanti a Perez, sempre molto consistente, clamorosa rimonta la sua, e terzo invece è Lewis Hamilton, che insieme all'altro ferrarista Leclerc, quarto, danno vita a un finale di Gran Premio davvero emozionante, forse i migliori piloti in pista della domenica. Quinto è Alonso, sesto è Norris, il campione e leader della classifica Max Verstappen è settimo a causa di un problema al fondo della monoposto. Andiamo a vedere, qui è l'ordine d'arrivo, andiamo a vedere la classifica, meno peggio del previsto per Verstappen, che limita i danni in chiave mondiale, 181 punti per lui. Perez è secondo, recupera punti sul compagno di squadra, Leclerc ne recupera soltanto 6 e si porta a 138. Anche in classifica costruttori la Ferrari recupera punti, ma ancora il distacco è consistente con la Red Bull, che comanda la classifica con 328 punti. Come dicevo prima, si ritorna in pista, un weekend molto intenso, la sprint, quindi le qualifiche il venerdì, la sprint il sabato e il Gran Premio la domenica. Tanti gli argomenti, ci sono state tante polemiche dopo questo Gran Premio, li affronteremo con i nostri ospiti. Diamo il benvenuto all'ex pilota di Formula 1, ora dell'European Le Mans Cup, Andrea Montermini. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, ciao. Tra l'altro tu correvi, eri a Monza, com'è andato questo weekend? Oltre il caldo. Oltre il caldo atomico, che era veramente una roba assurda, abbiamo tutto bene dalla nostra parte, parte il BOP che purtroppo ci penalizza, la Ferrari, certo. Tutti i campionati GT sono penalizzati, purtroppo abbiamo fatto una scelta nel pit stop, diciamo tutto bene, finché non è venuta fuori la safety car anche per noi, che ci ha letteralmente fregato, tagliato le gambe. Quindi alla fine un quinto posto. Esatto. Un quinto posto, vabbè, ci rifaremo la prossima volta. Grazie Andrea di essere qui, grazie al giornalista del Resto del Carlino, Matteo Langone. Ciao Matteo, benvenuto. Voi. Buonasera, buonasera a tutti. Altro giornalista a fianco a te, come me, una donna, bene, che mi fai compagnia, Beatrice Zamoner. Ciao Bea. Ciao Veronica, è un piacere. Abbiamo il piacere oggi di avere il direttore di motorsport.com qui con noi in studio, Franco Nunes. Ciao Franco. Buonasera Bea. Ciao, ciao Franco, e benvenuto anche al pilota del campionato GT col team B Motors, Davide Amaduzzi. Ciao Davide. Ciao Vero, ciao a tutti. Bene, e i nostri collegamenti, il nostro opinionista di solito in studio è in collegamento. Ciao a Paolo Bonora. Buonasera ai nostri amici da Trapani ad Aosta. Siamo qui in una location meravigliosa. Beato lo te. I piloti che hai in studio conoscono Nardò. Io sono a Porto Cesario e devo dirti che è un'esperienza bellissima. Bene. Non l'avevo mai vista. Settimana prossima però qui con me in studio, mi raccomando Paolo. Certamente, ci saremo. Assolutamente. Tutti presenti. Esatto, esatto. Lo vedete già inquadrato, giornalista e scrittore Sergio Remondino. Ciao Sergio, benvenuto. Ciao Veronica e ciao a tutti gli altri. E ringraziamo di essere con noi anche a un grandissimo ex pilota di Formula 1 e commentatore Rai, Ivan Capelli. Ciao Ivan. Buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Ivan, allora a te il compito di iniziare subito. Allora, era chiamata a vincere la Ferrari, una vittoria importantissima anche per Sainz, la sua prima vittoria in Formula 1, ma che ci lascia probabilmente a noi tifosi e agli addetti ai lavori un po' l'amaro in bocca. Questo perché per noi in chiave mondiale piloti ci aspettavamo che Leclerc venisse gestito in maniera differente, in primis quando ha chiesto, perché era più veloce su Sainz, di passare, e l'ordine è arrivato un po' più tardi rispetto a quello in cui ci aspettavamo noi, e poi le scelte di strategia durante il pit stop di far rientrare solo Sainz, di non fare un doppio pit stop e quindi regalare a Sainz la vittoria, perché ovviamente con le gomme fresche questo era palese che potesse vincere il Gran Premio. Ovviamente noi siamo contenti della vittoria di Sainz e della Ferrari. Io ti chiedo però, cosa ne pensi tu di questo Gran Premio? E ci aggiungerei una piccola cosa, l'immagine alla fine che ritrae Binotto con l'indice puntato verso Leclerc, un Leclerc sofferente, e tu da pilota lo puoi sapere che le delusioni dopo un Gran Premio possono davvero essere enormi, e forse in quel momento il modo è quello che ci contraddistingue noi esseri umani, e un gesto d'affetto forse sarebbe stato migliore vederlo. Ovviamente non possiamo sapere che cosa si siano detti, però da vedere è molto brutto. Cosa ne pensi? Ma allora, bisogna fare la premessa che le gare di oggi sono ovviamente nettamente diverse rispetto a quello che affrontavamo noi come dinamica, come gestione, come preparazione, e con gli strumenti che ovviamente si possono avere sia ai box, sia nei garage remoti a casa, e nelle comunicazioni tra pit lane e pilota, quindi è tutto sotto controllo, non c'è più, diciamo così, la possibilità di inventare, però accade che in questo Gran Premio abbiamo visto ancora una volta, credo, la Ferrari prendere delle scelte che vanno nella disamina posteriore, vanno a penalizzare sicuramente Leclerc, perché se si vuole vincere il mondiale e ci sono queste occasioni, soprattutto con Verstappen in difficoltà, non ci si può permettere di non cogliere l'occasione, o perlomeno di non provarci addirittura, certo, e di fare una scelta sicuramente più sicura, più tranquilla, vale a dire far vincere o cercare di far vincere Sainz, però in questo modo si va sicuramente a perdere quelle opportunità che durante l'anno non so quante volte si andranno a riproporre, perché la Red Bull ha dimostrato in ogni caso di essere sempre pronta in ogni occasione. Cinica. E con delle regole ben definite all'interno della squadra. Quindi al di là delle prestazioni dei piloti ci si confronta anche con due strutture di cui una è abituata a, diciamo, a questi momenti di stress, mentre la Ferrari probabilmente deve ancora arrivarci a questa abitudine. E questi errori forse, o queste scelte, dimostrano che la squadra non è ancora ai massimi livelli, secondo me. Certo, grazie Ivan. Franco. Sono d'accordo con quello che ha detto Ivan, che saluto con piacere. Mi viene da aggiungere che il doppio pit stop, Mattia Binotto ha detto che non c'erano i tempi per farlo, siamo andati tutti a rivedere i cronologici, ci stava e come il tempo. Io credo che la Ferrari abbia avuto paura di perdere la gara. Dopo 3 mesi di bocca asciutta, l'ansia è stata quella di portare una Ferrari a vincere il Gran Premio di Gran Bretagna, non ragionando nell'ottica di essere in lotta per il mondiale. E questo è un errore gravissimo, che va proprio nella direzione di quello che diceva Ivan, di una squadra che evidentemente forse ragiona con tutte le strategie che ha a disposizione, ma non ha poi la capacità di adeguarsi al momento sulla situazione che cambia. Ho visto un bombardamento mediatico contro Mattia Binotto, domenica sera ci stava, poi il mondo si orienta per andare verso l'Austria, c'era chi invocava la cacciata di Binotto, chi ha invocato la cacciata di Rueda, il capo delle strategie, io su tutto questo sono non contrario, contrarissimo. Io invece mi sarei aspettato un'uscita al lunedì da parte dei vertici di Maranello, certo, nel dare un supporto alla squadra. Assolutamente. Nel senso, noi ci siamo, continuate il lavoro, la macchina è competitiva, i piloti sono stracompetitivi,
le strategie ogni tanto le cannano, certo. Il mondiale si giocherà su questi tre elementi. Chi fa meno errori sui tre elementi nella prossima fase del mondiale andrà a vincere sicuramente il titolo. In certo. questo momento inceppare tutto sarebbe un suicidio, mm-hmm. quindi bisogna assolutamente dare piena fiducia a chi sta lavorando certo. e cercare di sfruttare il massimo, perché la rossa che abbiamo visto è competitiva certo. e la Red Bull di Verstappen ha avuto un problema. Quindi nelle rotazioni fra i motori Ferrari che si rompono e i sono problemi... Sono le occasioni che non devi assolutamente non sprecare. Non si devono perdere. Andrea? Sì, io sono totalmente d'accordo anch'io a quello che ha detto sia Ivan, ma soprattutto Franco ha detto una roba molto giusta. C'è stato un bombardamento, secondo me, assolutamente inutile. Questa teoria della cospirazione, di far vincere per forza... uno o l'altro in scuderia, questa cioè, è una cosa che non stanno nei cieli. Però tu non si è cercato un po' il contatto con il giornalista, con la carta stampata? Sono cioè, d'accordo. Hanno confezionato questa intervista chiusa e che forse non c'è andata giù neanche, insomma, fino in fondo. Il fatto che abbiano preso ad esempio che hanno fatto giusto il pit stop perché hanno fatto come ha fatto la Mercedes ad Abu Dhabi, ma ad Abu Dhabi Hamilton ha perso il mondiale. Cioè, forse non era una grande strategia, non lo so. Sì, io terrei anche due situazioni. La prima è che chi è davanti in genere non è sempre facile centrare tutto il discorso, perché gli altri poi si muovono in funzione di quello che fai te. Il secondo è che la Ferrari, a mio avviso, e Franco sono assolutamente d'accordo, loro hanno tentato e hanno fatto il massimo per portare a casa il risultato. Avevano due macchine davanti, si sono trovati a un punto dove dovevano decidere, perché secondo loro, almeno da quello che ci hanno detto, secondo loro non c'era la situazione per fare tutto quanto insieme. E hanno fatto, ok, con un pilota prendiamo una strada, con l'altra ne prendiamo un'altra. Quindi loro hanno detto, noi copriamo tutte le variabili, così loro si sono coperti. Certo. Questo è stato il mio avviso. Davide, il tempo del doppio pit stop non c'era, perché la finestra, quando è arrivato Leclerc, non era ancora aperta? O non c'era materialmente? Il tempo c'era. Il tempo c'era materialmente. Io ti dico la verità. Ho sempre supportato, e lo faccio anche adesso, Binotto, perché comunque ha fatto negli ultimi anni un lavoro incredibile per portare il team e la macchina a questo livello qua. Domenica ho visto un Binotto a doppia faccia, uno buono, molto buono, troppo buono, che non ha voluto per mezza gara privare Sainz della prima vittoria. E è comprensibile, perché Sainz è un pilota molto importante per la squadra, molto in sofferenza, e quindi non voleva togliergli quello che comunque in parte si stava cercando di guadagnare. Ma in Formula 1 per vincere serve il cinismo, bisogna essere cinici, come fa Red Bull, come ha fatto in passato qualunque altra squadra che vuole vincere il campionato. Beh, anche Sainz ha dimostrato di esserlo. Infatti vengo a questo. Nella seconda fase invece l'errore, secondo me, la malgestione, diciamo, di Binotto è stata post gara con le dichiarazioni. Bastava dire, scusate, è stato fatto un errore, il cambio si poteva fare, non l'abbiamo fatto perché non ci siamo arrischiati, perché come diceva Franco, volevamo portare a casa la vittoria, il problema era finito. Si scusavano, tra virgolette, con Leclerc e finiva lì. Leclerc, secondo me, che è un pilota spaventoso, ogni gara dimostra delle cose pazzesche. Ha fatto gli ultimi 10 giri con le gomme bianche, usate, e ha fatto dei sorpassi a gente come Hamilton con rosse nuove. Cioè è pazzesco, è in questo momento secondo me quello che sta dimostrando il livello più alto in assoluto di guida, però pecca in una cosa: non è un leader. Io non ho mai sentito Verstappen accettare di buon grado tattiche sbagliate dal pit quando tu capisci in macchina che è sbagliato, o Hamilton. Quindi tu saresti entrato quando lui ha chiesto entro per avrei il pit stop? Avrei chiesto assolutamente di entrare, e guarda solo Sainz. Ma saresti comunque, entrato? Sarei se entrato. Loro ti avessero detto così, no, rimani sarei fuori. Sarei entrato. No, bisognava dirlo prima, dell'arrivare vicino. Aspetta, al box. Ivan, tu saresti entrato? Fammi finire un secondo. Ah. Fammi finire un secondo. Il problema è che abbiamo invece un Sainz che in squadra prende... Diciamo in generale di passo, diciamo che ha due decimi in meno di Leclerc, ok? Ma è più leader. Lui gli dicono fai questo passo,
Certo. Ok, non ci riesco, dammi un altro giro, ti do un altro giro. A Monaco non è entrato. Lasciami 10 spazi da Leclerc così Hamilton è più dietro. No, non mi lasciare, cioè è molto più leader, a Monaco non è entrato. Ha Leclerc che ha tutto ed è quello che in assoluto adesso merita di più a livello di prestazione, gli manca quel tocco, quella cattiveria per essere leader veramente. Faccio questa domanda, poi arrivo da voi che non ho ancora chiesto niente. Ivan, tu saresti entrato? Al posto di Leclerc? Ma è ovvio che bisogna avere la squadra che supporta queste scelte. Io condivido quello che è stato adesso fino adesso, però faccio un passo indietro. Si è leader e si ha la possibilità di scegliere anche i momenti scomodi cosa fare quando sai che sul muretto c'è qualcuno che ti supporta pienamente nelle scelte. Verstappen può fare certe dichiarazioni, certe uscite o prendere certe decisioni perché sa che c'ha che c'ha ovviamente Chris Horner piuttosto che Helmut Marko che lo supportano e per loro quello che dice Verstappen è legge. E così non è in Ferrari. In Mercedes negli ultimi anni abbiamo visto Toto Wolff andare a braccetto ovviamente con Lewis Hamilton, le sue scelte e quello che ovviamente dava come indicazione alla squadra. Se non c'è questo tipo di rapporto ma si lascia a priori ora prima di iniziare carta bianca e la scelta di poter fare strategie sia per Leclerc che Sainz che non sono concordate, a quel punto decade la possibilità di essere leader e di poter veramente scegliere autonomamente quando serve. Sono d'accordissimo, esatto. Ivan, però posso chiederti una cosa, per quale motivo una squadra come Red Bull appoggia al 100% Max, una squadra come Mercedes ha appoggiato al 100% Hamilton e Ferrari non appoggia al 100% un pilota che sta dimostrando di essere spaventosamente forte? Qual è la ragione? La ragione sta nel fatto che probabilmente o sono talmente sicuri di avere poi altre chance per potersi rigiocare il mondiale con Leclerc, se no queste scelte sono assolutamente sbagliate. Senza senso, perché ovviamente abbiamo visto il risultato, cioè Leclerc non è riuscito a recuperare, a massimizzare, come viene detto ormai in Formula 1 in tante occasioni, i punti per poter recuperare su Max Verstappen. Forse sono convinti di avere una vettura che da qui in avanti sarà superiore a Red Bull, però per come abbiamo visto invece non è così, quindi ogni punto deve essere sudato e deve essere preso il volo appena c'è la possibilità. Grazie Ivan. Paolo! Sono qua. Vai. Per quello che ho sentito dovrei parlarvi in francese perché la diplomazia parla ancora francese. Ma non lo farò. Cercherò di essere italiano e di essere come sempre schietto ma diretto. La Ferrari fa pietà nella direzione. Non è possibile continuare a commettere degli errori madornali che compromettono il campionato. Leclerc è il numero uno della Ferrari, ma questo titolo non gli viene riconosciuto. Avrebbe detto il grande Drake, la Ferrari domenica ha fatto vincere una Ferrari, ma questo non è il gioco per vincere il mondiale. Poi dico un'altra cosa, i piloti che hanno corso in Formula 1 o nelle grandi categorie non sono mai ex, sono sempre piloti, li hai in studio. Quindi la palota ex pilota, la parola va cavata. Rimangono piloti perché ragionano da piloti finché rimangono in vita, anche a 90 anni. Saranno sempre. Io di Ivan ho una foto stupenda sopra la mia scrivania nel mio studio. Per cui detto via questo... Via allora, Ale in regia, via quell'ex da tutte e due. Via, l'ex togli tu. Il pilota è pilota sempre. E quindi può dire quello che vuole. Alla grande. La Ferrari deve cambiare passo, decidere cosa vuol fare da grande, ha una grande macchina e ha un grande pilota. Sainz ha vinto la sua prima gara dopo 150, ma fatemi ridere perché la gente vi prende per il culo. Allora, Sergio, poi rientriamo in studio che c'è anche Matteo. Sergio. Sì, ma allora io ho un po' questa impressione che la Ferrari stia aspettando Sainz. È successo un po' quello che è successo a Monte Carlo qui a Silverstone.
Loro hanno bisogno, avevano bisogno che Sainz vincesse questo primo benedetto Gran Premio. Io spero solo che adesso Sainz si tranquillizzi, team pure, e capisca, come stiamo dicendo tutti, che se vuol vincere il mondiale deve puntare su Leclerc. Io temo, sono quasi sicuro invece, che la Ferrari, e la Binotto in particolare, non la pensano così. Secondo me loro vogliono portare avanti anche Sainz. Bisogna vedere alla fine della stagione se questa è una tattica suicida o no. Anche la Red Bull, che pure è Verstappen indipendente, comunque Perez cerca sempre di trascinarlo il più su possibile. Però lì è E si vede chiaro, che gli sono dà il chiare le supporto. situazioni lì, Sergio, però. Sì, lì le situazioni sono chiare, però intanto il risultato a Silverstone l'ha salvato Perez, che ha poi 14-15 punti Sì, meno non di tanti, Verstappen. certo. Se Verstappen si ritira una volta e vince Perez ha più punti di Verstappen. E Certo. sappiamo quanto io apprezzo e ammiro Perez. Detto questo, dico anche che nel labiale di Binotto, che col dito indice redarguisce Leclerc come se fosse il bambino, lo scolaretto da mandare dietro la lavagna col cappello dell'asino in testa, cioè uno si sarebbe aspettato un abbraccio, scusa se non ti Sì, abbiamo supportato fino in fondo. siamo Invece lì romantici. ha sto ditino indice davanti al bambino a capochino, e nel labiale si legge, almeno io ho letto, non ho capito subito prima cosa ha detto, ma c'è un mai più. Se voi lo rivedete, Binotto conclude questa frase dove ha il ditino così dicendo mai più. Tipo Avrà non detto che vincere non mai più. succeda mai più, che non succeda mai più, non fatelo mai più. Cioè, comunque è evidente, a Silverstone è stato evidentissimo che la Ferrari ha aspettato Sainz. Grazie Sergio, Bea. Voleva far vincere il primo Gran Premio a Sainz, su questo secondo me non ci sono stati dubbi. Speriamo di non pagarlo poi in chiave mondiale. Bea. Io penso che la Ferrari stia ancora pagando le conseguenze del fatto che non abbia preso una decisione. Il problema è gerarchico, il problema sta all'interno e come facevamo gli esempi degli altri top team, non c'è un primo che venga sopportato, attorno al quale si stringa tutta la squadra e purtroppo il tempo è tiranno, siamo a luglio e Certo. devono decidere su chi puntare. Tra l'altro si vedeva anche quando la coppia Sainz-Leclerc era appena formata, facevano di tutto per non farli incontrare in Sì. pista, per evitare questo confronto diretto e ancora stanno continuando così, come se volessero tenere in gioco anche Sainz quando in realtà il tempo sta stringendo e il mondiale si vince puntando su una persona sola. Per quanto riguarda la fotografia segnante di Binotto e di Leclerc, penso che vada ad aggiungere ulteriori elementi alla crisi comunicativa davanti alla quale si trova la Ferrari in questo momento, in cui le Certo. dichiarazioni non risultano più credibili, sono arrivati a un momento di esasperazione totale. Assolutamente, non era convincente Binotto, comunque anche lui stesso, secondo me, se lo sentiva, lo Esatto. percepivi anche dalla gestualità. Matteo. Io sarò duro, ma secondo me Binotto ha ancora negli occhi, nella mente, l'errore fatto a Monaco. Lui sa di aver sbagliato, già a Baku, nonostante Leclerc non abbia finito la gara, la prima cosa che ha detto: noi però avevamo indovinato la strategia mandandolo ai box in virtual safety car, quindi lui sta cercando il modo per riparare a quell'errore, cercando ovviamente la doppietta, il grande colpo di genio ai box. Domenica ci ha provato, ha sbagliato, secondo me ci stava il doppio pit stop, ma al di là dei numeri, se devi farne uno solo, mandi dentro Leclerc. Se ti vuoi giocare il campionato contro una squadra feroce come la Red Bull, e poi abbiamo esempi di squadre e scuderie che hanno avuto penso alla McLaren nel 2007, due, diciamo, big che si sono giocati il Sì. campionato fino all'ultima gara, ha vinto Raikkonen su Ferrari, quindi quella tecnica lì di tenere tutti e due non mi sembra Non data. È un paga. handicap aspettare Sainz, perché poverino non ha ancora vinto la prima Push, gara. push, spingi, La spingi, vincerà ancora un giro, quando dai. Vabbè. sarà contro Verstappen o contro Perez. Se è contro Leclerc, lasci Leclerc vincere. Grazie Matteo, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Beauty Fragranze, il mondo della cosmesi a casa tua. Rieccoci nuovamente in studio. Beh, io vengo subito da te. Può lasciare strascichi tra i piloti e tra i piloti del team questo Gran Premio? E come ne esce Sainz, come ne esce Leclerc? Un Leclerc che è un fuori classe, può pensare anche magari di scegliere un altro team? Sicuramente Leclerc non può che pensare a un futuro, sicuramente si può guardare intorno, però intanto ha un impegno con Ferrari e sicuramente ne esce
distrutto anche a livello psicologico, proprio perché vede la mancanza di supporto da parte di una squadra che comunque la ha fiducia? Degli elementi. Cosa fiducia dici? Sicuramente è compromessa. Sainz ha i suoi demoni da lottare contro, da combattere. Penso che Binotto si sia trovato in una situazione conflittuale, come diceva prima Davide, diviso a metà tra i due piloti, e alla fine ha accontentato dal punto di vista tattico quello sbagliato. Io, Franco, ti faccio una domanda. Un Binotto che non è stato, come hai detto tu, supportato. Ci sono altri piani, secondo te, attorno alla Ferrari? Una sostituzione di Binotto? Noi l'avevamo già un po' chiamata 2 o 3 mesi fa, fuori luogo. Ho detto che non ha senso, assolutamente in questa fase. Ti ricordi, fase, esatto, l'avevamo momento, già detto. Assolutamente sì, sì, me lo ricordo bene. Ti aggiungo, lui ha costruito una squadra sulla quale nessuno fino all'inizio dell'anno avrebbe scommesso un centesimo, perché dobbiamo essere onesti tutti quanti. La Ferrari competitiva ai test di Barcellona è stata una bellissima sorpresa. E c'è una Ferrari che riesce a essere competitiva gran premio dopo gran premio. Normalmente nella storia degli anni recenti, dall'ultimo mondiale, abbiamo anche visto Ferrari competitive all'inizio e poi nel momento dello sviluppo perdersi per strada. Qui c'è una consistenza. Io non sono nemmeno d'accordo troppo con Beatrice e con il grande Ama sul discorso dell'appoggio a Sainz. Secondo me hanno fatto errori che è peggio ancora, perché un conto è la scelta. Certo, consapevoli, invece un conto è non essere non in grado. Sapevano come funzionavano le gomme rosse e sono andati a proteggere quello che era davanti con la gomma che sapevano come funzionava. Che vuol dire? Nel libretto uso manutenzione, la punto B, C, BA, dice questo, cioè seguono quello che è l'ovvio, che non è la Formula 1. La Formula 1 è una capacità oggi, come diceva Ivan prima, di un adattamento istantaneo a tutto quello che cambia. E questo manca in questo momento alla squadra. E quindi anche per vincere un mondiale anche quel dettaglio deve essere comunque sì, ad alti livelli. Ma ti do una chiave di lettura, sì, che vedremo poi la prossima settimana quando ci sentiamo. Per me dall'Austria vediamo una Ferrari mono-orientata. Ok. Anche secondo me. Okay. Quindi Leclerc decisamente prima guida, Sainz nel ruolo di supportarlo e una Ferrari più monolitica. Certo. I discorsi che comincio a sentire da Maranello vanno in quella direzione. Cioè giriamo la pagina, arrivo dimentichiamocela se possibile, e da quello che ho capito c'è un Leclerc con una voglia non depresso, posso dirlo, incazzato, sì. Sì, sì, incazzato duro, però con una voglia di spacca, far vedere che si può fare. Ivan, grazie Franco. Ma guarda, tornando sul discorso Sainz-Leclerc, per come possono condividere, diciamo così, la squadra insieme, beh, sicuramente Sainz fino adesso ha fatto tante dichiarazioni a parole, ma non ha mai veramente aiutato Leclerc nelle gare. Anche domenica, quando gli è stato chiesto di avere un po' di margine o di lasciare margine a Leclerc per poter magari giocarsi qualche cosa in più, e poteva farlo, non lo ha fatto. Certo. Quindi queste sono è la realtà. Sicuramente la Ferrari deve prendere una decisione importante, come dice Franco, deve puntare su un cavallo solo, e Leclerc al momento è quello che ha dimostrato di poter fare veramente la differenza, anche quando è in condizione tecnica diciamo così minata, perché sappiamo che domenica per esempio ha corso con un alettone anteriore che era rotto di fatto, gli dava, esatto, come hanno detto tra l'altro anche nelle comunicazioni radio, 5 punti di carico, sì, aerodinamico in meno, però Leclerc se l'è dimenticato e ha guidato per come sa fare lui in queste situazioni, cioè in gara. È un animale da gara, un po' come Fernando Alonso, il primo Alonso, diciamo così, di quando correva e quando vinceva i Gran Premi con la Renault. Detto questo, mi viene anche da pensare una cosa che esce completamente da tutti gli schemi, però la Formula 1 di oggi, che è diventata così commerciale, può anche prevedere questo, immagino, vale a dire che Sainz ha portato così tanti sponsor spagnoli sulla vettura che magari legati a questi contratti ci sono anche dei bonus in virtù del fatto che lo spagnolo vinca delle gare o vinca una gara. E non sarebbe la scelta di farlo vincere in questa situazione, che era la più agevole e la più sicura, magari ha dato questa indicazione
o ha fatto prendere queste scelte. So che è un po' fantascienza, però potrebbe esserci anche questa, certo, questa lettura. Grazie Ivan, pericoloso per il mondiale, però Davide. Io volevo tornare 3 secondi solo sul rapporto tra i piloti e piloti squadra, no? Io non credo ci sarà nessun problema tra Leclerc e Sainz per il semplice motivo che Leclerc, nonostante Sainz non lo abbia mai aiutato, è uno affamato di vittoria e come sportivo quale è, capisce che Sainz era affamato della sua prima vittoria. Quindi ha accettato il fatto che comunque volesse vincere e l'ha accettato. Quindi i problemi tra di loro non ci saranno. Temo che Leclerc, se, come dice Franco, non passerà a una Ferrari Leclerc centrica, sarà Leclerc a perdere fiducia nella strategia del team. Altra cosa, Leclerc nella sua vita, nonostante sia giovane, ha passato cose molto peggiori che perdere qualche gara e ha sempre dimostrato ad avere degli attributi spaziali. Lui ha perso il papà e si è spostato il giorno del decesso del papà in pista, ha vinto, dominato il weekend con la GP2, con la Formula 2 e poi è tornato a casa. È un po' peggio che perdere qualche gara, certo. E lì non ha mollato niente, lui è uno granitico, lui è ovvio che a fine gara sei depresso, sei deluso, sei arrabbiato, ma da lì a che lui possa avere un calo per queste situazioni qua, nella maniera più assoluta no. Quindi il dito glielo poteva mangiare, conoscendolo. Lì per lì magari no, perché è una persona molto educata. Molto, un gran signore. Matteo? Io sono d'accordo con Ivan quando dice che Sainz non ha aiutato sempre Leclerc in pista. Spero anch'io che la Ferrari dall'Austria possa cambiare direzione, però non dimentichiamoci che adesso Sainz è a 11 punti da Leclerc, cioè inizia a sentire anche lui il profumo comunque di numero uno prima guida. Poi è chiaro che da lì a esserlo in pista, i tempi eccetera, è tutto un altro discorso. E per quanto riguarda il rapporto col muretto, anche lì Leclerc può fare anche la gara della vita, però se a 10 giri alla fine poi sbagliano la strategia e torni quarto, la fiducia la perdi sicuramente. Sul fatto poi di pensare a un'altra eventuale, a un'altra scuderia, quello secondo me è prematuro, anche perché in realtà non ci sono le condizioni. Cioè la Mercedes, che è l'altra grande squadra, ha Russell nel futuro, la Red Bull ha Verstappen, a meno che non ci sia un esplorare nei prossimi anni della McLaren, di un Aston Martin eccetera, le porte sono chiuse, cioè certo. Se vuoi vincere devi rimanere lì e cercare di migliorare la squadra. Ok. Andrea, ma io... ti stavi pettinando? No. Il problema secondo me è che tante cose, facciamo tanti discorsi, ma alla fine chi comanda è la Ferrari. Cioè questi due piloti sono pagati, devono fare quello che dicono loro. Giustamente c'è tutto un discorso dietro di chi deve essere... di tirare fuori gli attributi, però il tuo ruolo lo devi sapere sempre quale sia, che tu, certo, sia in una lo devi squadra sapere, lo devi secondo sapere, me quello deve essere troppe, chiaro. All'inizio Ivan ha detto una roba molto giusta, ci sono tante situazioni e tante cose che noi quando siamo qua da questa parte qui non le sappiamo, e il lunedì sono tutti, e dopo la gara sono tutti ingegneri e tutti bravissimi, però ci sono delle cose che oggettivamente si vedono e possiamo commentarle. Però ci sono anche delle cose che devono essere, possono prendere, e prendono delle decisioni in pochi secondi. A mio avviso, torno a dire, la Ferrari ha voluto vincere la gara, punto. Si è messa nelle condizioni. Ma l'avrebbe vinta ugualmente? Loro non erano così convinti, è questo il problema. Ah. È questo. Allora, è che loro, in una allora come ha detto Franco, è peggio questo risvolto. Può essere. Perché può non essere, sapere come la gomma rossa potesse essere più performante rispetto alla bianca è un grosso è vero, gap. È giustamente, è assolutamente vero. Quello che si dice è assolutamente vero. Ma loro si sono messi nella condizione di dire, ok, non la possiamo vincere con la bianca, la vinciamo con la rossa. Cioè lo sport è anche coraggio. Cioè l'uovo adesso, la gallina domani, ma bisogna i vedere tuoi qual è obiettivi l'approccio... devono essere là. Sono assolutamente d'accordo, però questo è quello, a mio avviso, da dove sono partiti loro. Cioè loro volevano vincere la vincere gara. Vincere lì. Punto. In Inghilterra. Grazie Andrea. Sergio? Come ho detto prima, loro avevano bisogno di far vincere questa gara a Sainz. Va detto a loro discolpa, tra virgolette, discolpa, che Leclerc è passato davanti ai box poco prima che cambiasse tutto quanto. Non è stato fortunatissimo, avesse avuto mezzo giro di pista in più magari ai box avrebbero avuto un po' più di tempo per ragionare.
Io non mi sento di condannarli al 100% nelle loro scelte, perché io sai che vado sempre un po' controcorrente. È vero. Loro non erano, cioè, avevano paura di fermare Leclerc e Sainz e non riuscire più a riprendere Hamilton, il redivivo Hamilton. Hanno avuto questa paura. Sappiamo tutti del baffo con 5 punti di carico in meno, sappiamo tutti che a Silverstone Hamilton è nel giardino di casa sua e quindi vallo a prendere. Lo stesso Perez, se la gara fosse durata altri 5 giri, io non sono mica tanto sicuro che avrebbe vinto Sainz. Non è arrivato tanto lontano da Sainz partendo da ultimo. Quindi, sai, come ha detto Andrea Montelli, gli ingegneri lì a metto, dopo il lunedì sono tutti ingegneri, lì non c'è molto tempo per pensare, cioè lì... Sì, sì, cioè, sono quando, attimi. Quando decidi è lo sbocco di tutto l'input che hai avuto nei 3 minuti prima e tiri la moneta, no? Testa, certo, croce. Certo. Grazie Sergio. Ivan, ti voglio chiedere, allora, direzione gara, safety car per quando c'è stato il ritiro di Ocon, necessaria secondo te? Secondo te Ocon poteva anche essere penalizzato per non aver cercato un'altra posizione per fermarsi, di quelle insomma che ti dicono dove ti devi fermare? E a pensar male, come diciamo sempre, si fa peccato, però ogni tanto ci si prende, può essere stata strategia per Alonso? Ma sicuramente in Formula 1 ormai non si lascia nulla al caso e quando c'è stato il problema Ocon si sarebbe potuto fermare proprio in prossimità di quelli che erano i vecchi box, perché lì c'era tanto spazio, e si è messo nella condizione di fermare la macchina prima di Stowe, dove alla fine di lì non c'era altra scelta da fare che mettere in pista la safety car, perché non c'era modo di poter mettere in sicurezza la vettura. Anche queste sono malizie che ancora una volta in Formula 1 esistono, perché tutti cercano di portare l'acqua al proprio mulino e l'ultimo, diciamo così, che pensa queste cose non è certo il più innocente. Certo. Quindi andava Posso penalizzato. Farvi una domanda, Ivan, aspetta un attimo, poteva essere penalizzato quindi? In modo che poi magari non si ricrei la stessa condizione in un altro Gran Premio. Ma questa ritorna in gioco forse... una volta di più la debolezza della federazione, che non ha in una persona, che l'anno scorso era Masi, quest'anno sono i nuovi due direttori di gara, che possono veramente dialogare in maniera diretta e con la possibilità di far pesare le proprie scelte e le proprie convinzioni. Ci sono tantissimi piloti, tantissimi esperti che possono prendere quel ruolo e cercare di avere più credibilità nelle scelte che possono essere prese, però la federazione si ostina a mantenere questa situazione, diciamo così, con delle zone dove si creano delle zone d'ombra che permettono poi di avere questi spazi dove le squadre possono giocare, perché hanno più teste su cui che possono pensare. Certo, tra l'altro ricordiamo, insomma, senza safety car la gara sarebbe andata in tutt'altra maniera. E vai Sergio con la tua domanda. Allora, visto che, come dicevi tu, Veronica, e sono d'accordo, pensare male non si sbaglia mai. Ecco che è tornato Paolo, perché... intanto. Ciao Paolo, ecco, ti avevamo perso. Ecco, quello che volevo chiedere Ivan è questo. La safety car, Ocon ha tirato in lungo per far uscire la safety car, che ha un Alonso in piena lotta con la McLaren, non è che facesse poi tanto schifo. Sì, giusto, anche perché c'è da aprire un'altra, diciamo così, un altro scenario o un'altra lettura di questa nuova Formula 1. Non dimentichiamoci che oggi è diretta e gestita da persone americane, o comunque persone che hanno nella testa quello che succede in America. Si fa la 500 miglia di Indianapolis, si fanno 190 giri a cercare di stare davanti, agli ultimi 5 safety car, tutti compattati, e la gara finisce negli ultimi 3 giri. Esatto. E questa è la filosofia che è stata applicata in America da tantissimi anni. Liberty Media, che ovviamente ha questa filosofia, la sta, in alcune occasioni, l'hanno portata anche in Formula 1, e questa è una di quelle, dove alla fine gli ultimi giri sono stati veramente divertenti, perché c'era battaglia, però non è forse... nella nostra natura, nella nostra storia, vedere
questi sconvolgimenti perché appunto entra in gioco la safety car. Assolutamente, Ivan. Davide, un po' il discorso che facevamo qualche mese fa, no? Tu abituato a correre negli Stati Uniti, hai riportato questa visione. L'abbiamo detto tante volte che ormai il mood americano ha invaso sia in pista che fuori la Formula 1, a volte crea situazioni un po' imbarazzanti, altre volte no. Francamente la parte finale della gara, domenica, è stata meravigliosa. L'unica sofferenza era vedere Leclerc fare dei numeri da circo con delle gomme che ormai erano finite ed erano dure, ma tolto la situazione specifica di Leclerc, la parte finale della gara è stata paurosa. Se anche lui avesse avuto gli stessi strumenti, quindi le stesse gomme, sarebbe andato tutto bene. Andrea, allora guardiamo avanti, Austria, ritorna anche la sprint race, la seconda della stagione, e chi si può avvantaggiare di questo? Quindi due gare, gara corta, gara lunga, caratteristiche del circuito? Beh, le caratteristiche del circuito sono abbastanza, diciamo così, semplici. Velocità massima, la velocità fuori dal... ci sono tante accelerazioni. È vero, non si sa bene chi potrebbe essere avvantaggiato, ma la tecnica che abbiamo visto fino ad oggi, la velocità nei rettilinei è fuori, all'inizio del rettilineo, fuori dalle curve lente, la Ferrari molto buona, in fondo ai rettilinei la Red Bull molto buona. Quindi un sostanziale potrebbe esserci partenza sugli stessi punti, dalla stessa base, ma secondo me, a mio avviso, abbiamo sempre visto che chi era più avvantaggiato alla fine del rettilineo, alla fine, almeno fino ad oggi, era la Red Bull. Franco, secondo te è ancora migliore rispetto a Ferrari? Poi guardiamo anche in funzione di Austria. Vedo una Red Bull che ha copiato il fondo della Ferrari, quindi ci sono situazioni tecniche perché per me sono di un grandissimo equilibrio. Ha detto bene Montermini, Andrea, è una partita di parità. Qui entriamo nella logica del non commettere errori. E per tornare un attimo indietro a Silverstone, c'è un peccato originale, che Leclerc ha toppato il giro della qualifica, che si è girato. Perché se lui chiude quel giro dove era un secondo più veloce di tutti gli altri, anche di Verstappen, non saremmo stati qui a discutere. Partiva in pole position, era un'altra gara, era un'altra storia. C'è un errore originale, ricordiamolo, perché poi se no nella storia manca un pezzettino e non è nemmeno corretto quello. Sainz la pole non l'ha rubata, non ha fatto errori e se l'è presa. Certo. Per quello che riguarda l'Austria, per me sarà una partita straordinaria. Non vedo la Mercedes in grado di andare in battaglia con loro, perché è la pista dove anche quando dominavano tutto andavano un po' in crisi. Non ho mai capito perché, se per l'altura a 700 metri, per cui il motore che era strapotente rimaneva un po' soffocato, è un dato statistico e lo riporto per quello che è. Vero, vero, hai assolutamente ragione. Ma soprattutto quello che dicevi prima, tornando anche a Silverstone, abbiamo anche visto che la partenza di Leclerc, la partenza com'è stata, ha rischiato tantissimo, proprio figlia di una qualifica non buona, perché ricordiamo che in partenza la curva 3 e nella seconda ripartenza si sono toccati, c'è stato una serie di entro io, entri tu, no? Per forzare un po' di trovare la posizione, è saltata una patella dell'alettone anteriore, ma se saltava l'alettone era finita. Era finita, ma era già finita all'inizio, ma soprattutto non sarebbe stato così difficile. Cioè, se rompi la patella di un alettone, si può rompere l'alettone in qualsiasi momento, giusto? Sì, però ci devi provare. E ha fatto bene certo. Ivan, l'Austria, come la vedi? Ma l'Austria sostanzialmente il tracciato è facile da un punto di vista della guida e anche da un punto di vista, diciamo così, degli equilibri aerodinamici e di motore. Quello che metto sul campo come variabile ulteriore è che probabilmente la FIA applicherà queste nuove norme nel controllo della flessibilità dei fondi. Toto Wolff si è alterato gridando allo scandalo perché il fondo della Mercedes si flette soltanto per 2 mm, mentre invece quelli di Ferrari e Red Bull probabilmente arrivano a 6, e quindi questo cambia totalmente quelli che sono gli equilibri. Ma lo faranno? Ti chiedo questo, il regolamento è dall'Austria o dalla Francia? Dalla Francia. Secondo me forse dall'Austria non ancora. Comunque non sì. Esserebbe...
sicuramente comunque le squadre dovranno fare qualche cosa, chi magari diciamo così, certo, ha usufruito di questa variabile per poter poi arrivare in Francia con la vettura in regola, e magari già dall'Austria proveranno qualche cosa per non arrivare ovviamente in ritardo, visto che di prove di fatto fisiche non se ne possono fare, certo, ma è tutto fatto a computer. Detto questo, sicuramente sarà ancora un equilibrio tra Red Bull e Ferrari, dove si vincerà sull'interpretazione nel fare tutto perfetto, certo, dalle qualifiche alla gara. Ti chiedo questo, la sprint, noi è la prima volta che quest'anno ti abbiamo in trasmissione, una tua opinione su questa sprint? A me non entusiasma particolarmente, perché mette, diciamo così, sì, crea magari più spettacolo per chi va il sabato in pista, ma non regala secondo me nulla di più, aumentando soltanto quelle che sono le pericolosità invece degli incidenti, dei contatti, di poter perdere o buttare via tutto un weekend, perché c'è certo, un rischio in più alto, avendo una gara in più soprattutto. Certo, quindi certo, non vedo questa difficoltà, al di là del fatto che tutti i piloti però devono adeguarsi e devono riuscire ad interpretarla nel modo giusto, perché fa parte del campionato. Quindi anche questa è una variabile. Assolutamente. Paolo! Allora, ascoltando gli argomenti da studio, emerge che tra i lati positivi e negativi di questa organizzazione sono più i negativi dei positivi. Ivan l'ha detto chiaramente, Montermini un po' meno, è un po' più diplomatico, però ha ragione. Diciamo, gli americani di buono non hanno neanche più la chewing gum, fa schifo anche quella, per cui non possono venire a dettare legge in Formula 1 in Europa, che siamo gli inventori della Formula 1. E abbiamo cacciato via Ecclestone con degli insulti che continuano ancora oggi. Adesso noi siamo qui a dire era meglio Ecclestone che questi qua. Io non lo so dove andrà a finire questa Formula 1. Vedo che tutto il mondo del motorsport è in peggioramento costante. Mi auguro che invece migliori un po', trovino la quadra, ma non mi pare che si possa ridurre una gara agli ultimi 2-3 giri. Questo non è possibile, anche per l'ascoltatore, quello che è davanti alla televisione, deve certo, passare un'ora dormendo. Detto questo, miei cari, sull'Austria, certo, in Austria l'Austria faceva bene la cioccolata, diamo la cioccolata alla Ferrari, sono belli contenti, con le nocciole magari dentro. E che poi siamo più buona, a posto. Speriamo di no, sì, dai Paolo. Però dandogli il dolcino dobbiamo anche dirgli che decidano chi deve condurre, perché la Ferrari non è soltanto la gara, la Ferrari è un mondo, è un paese, sono le famiglie e la gente che ci sta dietro, quelli che lavorano. La Ferrari è come la Ducati, non si possono permettere di fare delle cretinate del genere, devono trovare gli uomini giusti. Speriamo. E qui mi taccio. Paolo, hai bisogno tu di un pezzettino di cioccolata? Noi intanto andiamo in pubblicità, a tra pochissimo. No, ho bisogno di bere perché ho la gola secca. E allora bevi. A tra poco. Beauty Fragranze, il mondo della cosmesi a casa tua. Eccoci nuovamente in studio. Davide, vengo subito da te, riprendiamo il discorso che ha iniziato Ivan prima sulla flessione del fondo, che quindi dalla Francia, insomma, ci saranno per regolamento nuovi controlli. E quindi, come diceva prima durante la pubblicità Franco, non si parla più di porpoising, quindi chi è stato colpito da questa decisione? Hamilton alla fine della gara ha detto, gli hanno chiesto, e il porpoising com'era? Ha detto assolutamente nullo. Bene, buon per lui. Io credo che, come diceva poi Franco, che ha molto spesso delle informazioni dall'interno estremamente interessanti e importanti, tutto questo cinema è ovvio che è stato fatto per cercare di stoppare i due top team che se ne stanno un attimino andando a livello di prestazioni con lo sviluppo, ed è chiaro che si sta cercando di tornare al livello che tra virgolette gli compete.
e secondo me anche la federazione in questo non è neanche troppo scontenta. Infatti se si vedrà in futuro una Mercedes molto più competitiva, io non sarò particolarmente meravigliato, anzi ti dirò, cambiando un attimo discorso, andando più sullo sportivo, io ho visto Horner più preoccupato della Mercedes che sta rimontando che non della Ferrari che ha vinto, e il che, visto che mancano ancora tante gare, secondo me vuol dire molto. Cioè Horner l'anno scorso ha avuto una stagione, poi hanno vinto, però hanno avuto una stagione molto difficile, quest'anno per adesso è abbastanza semplice, gli stanno regalando tanti punti. Aveva anche Mercedes, la barba lunga. Mercedes no, quindi secondo me ritorneremo a vedere una Mercedes competitiva, più che altro perché questi nuovi controlli dovranno magari limiteranno magari le prestazioni di Red Bull e Ferrari, certo, non tantissimo, sinceramente secondo me anche Ferrari e Red Bull sono già pronti, però magari Mercedes tornerà un gradino più vicino ai top team. Grazie Davide. Franco? Io sono dell'idea che anche questo pezzo di carta, il secondo TD39, lo prendono e in Francia di nuovo lo buttano via, perché ai controlli statici sia la Ferrari che la Red Bull sono perfettamente legali, dicono che si possono muovere i 2 mm e quando fanno i controlli si muovono i 2 mm. Se no, bisogna ricominciare a parlare anche delle ali anteriori, che ai controlli legali sono regolarmente nella misura, e poi dopo li vediamo in mondovisione, quindi non è che non ci sono nostre. Idee, quindi sì, si innescherebbe un meccanismo del tutto contro tutti che non so quanto a Liberty Media poi possa giovare. Quindi pezzo di carta. Via, nessun controllo. Matteo. Ma sul fatto che la Mercedes possa tornare sono d'accordo anch'io, chiaramente non a livelli eccelsi, però l'ha detto anche Binotto, ha già iniziato a parlare di Mercedes, ha detto come mai loro mettono ogni gara in pista una macchina diversa, dove il budget cap riusciranno a rispettarlo, quindi c'è anche quel senso di paura lì. Poi è chiaro che si spera e si crede che non arriverà mai ai livelli di almeno quest'anno, però potrebbe dare fastidio, bisognerà vedere a chi darà più fastidio in quale gare, certo, se a Verstappen, Perez o a Leclerc e Sainz. E già dall'Austria non lo so, io me lo auguro per lo spettacolo, poi è chiaro che bisognerà vedere nella singola gara come evolverà. Assolutamente, grazie Matteo. Andrea, tu stavi ridendo quando parlava Franco, che parlava delle ali. Certo, cioè, ha detto una roba molto giusta, cioè, quello che vediamo tutti, almeno chi è un po' dentro ai lavori lo vede chiaro, cioè la flessione dell'ala della Mercedes sono imbarazzanti, cioè, questo lo vede anche un bambino, e dice ma quella roba lì è normale? Va bene così? E poi dice che sono regolari. Io insomma... Sono regolari. Ufficialmente sono regolari. Poi dopo, Ivan, cosa ne dici tu delle ali della Mercedes? Allora, furbo, come si suol dire, è cialarogna in quel caso, perché... Come dire, tutti giocano al limite. La cosa che trovo abbastanza divertente è appunto che Toto Wolff vada a gridare allo scandalo puntando il dito su Ferrari Red Bull, quando Mercedes negli ultimi anni ne ha fatte di ogni per stare davanti, e spendendo l'inspendibile in un certo senso, perché hanno investito talmente tanti soldi che sono stati ripagati dalle vittorie, però ovviamente avevano sicuramente questo vantaggio. Detto questo, direi che anche sì saranno tutti molto vicini nello sviluppo, e credo che Liberty Media stia cercando di portare su anche le altre squadre, perché ovviamente ormai sono tutti nomi importanti, tutti nomi grossi, che non ci stanno soltanto a fare da sparring partner a Ferrari, Red Bull o a Mercedes, ma ognuno vuole avere almeno un minimo di visibilità in questo mondo della Formula 1. Ti chiedo questo, Toto Wolff in scadenza di contratto 2024 con Mercedes, lo prenderesti in Ferrari? Assolutamente sì. Anch'io. Vai Davide. Una cosa, grazie, che io, ragionandoci, guardando anche gli anni passati, il nuovo cambio di regolamento, macchine nuove, tutto bello, tutto meraviglioso. Ma è un successo? Secondo me è un fallimento. Perché l'anno scorso i top team erano Red Bull e Mercedes, quest'anno i top team sono Ferrari e Red Bull. Gli altri sono esattamente dove erano gli anni scorsi. Se l'obiettivo
di questo cambio regolamentare era quello di portare 4, 5, 6 team a un livello molto simile, e la gente si aspettava Alpine, si aspettava Aston Martin, anch'io, Aston Martin me l'aspettavo molto più competitiva. Se questo era l'obiettivo, hanno fallito. Infatti, è per quello che non succederà quello che abbiamo visto per 7-8 anni della Mercedes, non succederà mai. Succederà che la federazione troverà il modo di compattare, e la strada è questa. E sai a quello che hai appena detto tu che cosa mi viene da dire? Che la Ferrari si deve svegliare adesso, perché non è certa che il prossimo anno la Ferrari possa avere una seconda chance di poter vincere o lottare per il campionato, perché non c'è scritto da nessuna parte. Sono convinto anch'io che non ci saranno 7 anni di vittoria di una vettura sola. Quindi È stato sì assolutamente un fallimento, ma il problema esiste da anni, quando ci siamo trovati a una situazione in cui il midfield va dal quarto team fino all'ultimo. Era una situazione sicuramente anomala e non è neanche l'ideale, perché comunque a livello di visibilità serve un avanzamento da parte di almeno 2 team in quella che è la rosa dei possibili vincitori. Chiedo anche in collegamento, Sergio, cosa ne pensi tu di questa formula? È stato un successo secondo te? A me questa formula piace assolutamente, mi piacciono queste macchine, ciò non toglie che... Le macchine anche a noi, però! Ecco, macchine esteticamente bellissime, secondo me, però ciò non toglie che alla fine, come ha detto Amaducci, sono sempre ben 2 a vincere, basta, 2 è poco. E l'aggravante è che hanno quasi tutti gli stessi motori, perché sono 3 motori in giro, il che peggiora ulteriormente il concetto. Qual è il problema? C'è troppa aerodinamica, c'è troppa ingegneria in queste macchine, bisogna lasciare più spazio ai piloti, cosa che nessuno ha voglia di fare. Quindi anche questa cosa, le rosse, le gialle, le bianche, scusatemi, ma che palle, cioè qui bisognerebbe stare a parlare del sorpasso di Leclerc all'esterno alla Copse a Hamilton, dove l'altro anno Verstappen è finito nel muro e dove tutti hanno detto è impossibile superare all'esterno alla Copse. Eccolo qua che Leclerc ce l'abbiamo, un gran sorpasso, bravo Sergio. Ecco, allora io dico, se si lasciano le corse in mano agli ingegneri, la fine è questa. Sono 20 anni che tutti, non tutti, molti lo diciamo, ma tanto si va avanti così, no? Che stanno a cincischiare, fallo passare, no, aspetta 3 giri, lasciagli 10 macchine di spazio, ma che è? Cioè, eccolo, guarda. Ecco, è magnifico, sì. Meno male che alla Corsa non si passa, no? Ecco. Allora, pensate se noi lasciassimo che a dominare fossero Verstappen, Leclerc e Hamilton, non Binotto, o i progettisti, o Toto Wolff che farà superstar con Tom, ha dovuto portarsi Tom Cruise, no? Per tornare a essere inquadrato in televisione. Per cui io sono per la Formula 1, una banale oggi tirata fuori 50 anni fa da Marcello Sabatini, ma la Formula 1 secondo me dovrebbe essere quella che invece non c'è. Grazie Sergio. Andrea, tu volevi aggiungere qualcosa? Sì, voglio aggiungere proprio su questo argomento, proprio mi riallaccio anche a un'intervista che ha rilasciato Ross Brawn, che ritengo comunque un tecnico di tutta eccellenza, e quello che abbiamo visto domenica proprio mi riallaccio anche al bellissimo sorpasso che tutti abbiamo visto, certo, alla Copse, con 2 mescole in meno degli altri, dei suoi colleghi, insomma di Hamilton. E mezza ala in meno. Di Hamilton. Questo è grazie proprio ai nuovi regolamenti. I nuovi regolamenti hanno dato questa possibilità e Ross Brawn ha calcato la mano molto sul fatto che i piloti oggi possono stare più vicino alle macchine che hanno davanti e possono metterli più sotto pressione. Questo è vero, questo è innegabile. I nuovi regolamenti hanno portato, forse non è quello che si aspettavano, proprio il top del top che volevano loro, però sicuramente sotto questo punto di vista i piloti apprezzano di più questa cosa. Certo, Franco. Alla Copse si passa. Sì. L'anno scorso è vero che Hamilton si è toccato... No, no, ma l'anno scorso non ci dimentichiamo che nel recupero di Hamilton passò Leclerc, che lasciò lo spazio giusto, proprio la Copse.
Quindi non è che quest'anno abbiamo scoperto, wow, si passa la COPS, si è sempre passata la COPS. La cosa spettacolare, cosa spettacolare è che Leclerc ha passato Hamilton all'esterno con due mescoli in meno. Questa è la roba spettacolare. Esatto. La barzelletta che la COPS non si passa. Sergio, stai zitto un attimo. La barzelletta che la COPS non si passa, si passa dappertutto nelle curve. Non c'è una curva dove non si passa. Esatto. Come diceva Sergio. Va, Franco. Ma io resto basito perché vorrei capire che gran premi volete. Cioè, se non sono divertenti questi gran premi qui, certo, che cosa vogliamo ancora? Lo domando io a Ivan, esatto. Ma quando correvi te, quante macchine erano in grado di vincere? Due barra tre quando succedeva che a rotazione entrava qualcuno? Ma se guardavamo le griglie, il secondo era un secondo e mezzo. Sì. Ragazzi, cioè, teniamo i piedi per terra e guardiamo la realtà. Perché se vogliamo dire com'era bello ieri, Formula Uomo, Babbo Natale, i Cavalieri del Rischio, non funziona, non è così. Intervengo a gamba tesa però. Dimmi Paolo! Intervengo a gamba tesa. Certo, fate certo. Vedere come è già successo, fate vedere con una camera i piedi di Ivan Capelli quando guidava la Formula. Fateli vedere, poi dopo discutiamo di questi piloti. Andatevi a vedere come guidava Senna la macchina a Monte Carlo. Sono buoni tanto... quelli di oggi come erano buoni quelli di ieri. I piloti non si discutono. No, ascoltami sì, qui al comando, perché quei piloti sono veramente impareggiabili. Le Formula 1 di oggi fanno pietà, non sono più, sono degli automi i piloti di oggi. Sono tutti guidati dal box. Andatevi a vedere i piedi di Ivan Capelli. Ivan! Mettete quel filmato. Guarda che l'hanno messa Ivan. Quella camera. L'hanno fatta Ivan. Vedere proprio a Silva. Guarda. Ivan, tira fuori i piedi. No, aspetta, adesso ce li devi far vedere. Tira fuori. Questa è una Formula 1 inguardabile. Poi c'è un'altra cosa e poi chiudo. Perché veramente sono discorsi che non si possono fare. Ci sono dei regolamenti, fateli rispettare. Certo. Se avete fatto i regolamenti, perché io ho fatto anche il commissario a Imola quando c'erano i tamponi e non solo guardavo col tampone sotto la macchina, davamo anche delle belle bastonate sulla macchina, hai capito? Ma i regolamenti venivano rispettati. Certo, giustissimo. Rispettate, dite quello che volete. Facciamo rispettare i regolamenti, sono d'accordo. Ivan, sei stato chiamato in causa un sacco di volte, quindi... Sì, no, ho sentito, i miei piedi erano molto stretti dentro la Leighton House, non c'era spazio per fare molto di più che non punta attacco e utilizzare la frizione per scalare. Detto questo, ogni pilota è figlio della propria epoca, è figlio del proprio momento tecnico. Io a questa Formula 1 critico soltanto una cosa, che si è andata ad ingabbiare da sola in perimetri ben definiti, sia per quanto riguarda la parte progettuale che è in mano agli ingegneri ovviamente, sia per quanto riguarda, e questo si ripercuote ovviamente per quanto riguarda la parte di guida dei piloti, che non possono più inventare nulla, né da un lato né dall'altro, ognuno fra il proprio compitino. Certo. E a costo zero si potrebbero cambiare le cose perché per esempio gli assetti vengono congelati alla sabato, dopo le qualifiche. Ma perché? Perché una squadra che è dietro non può stravolgere il proprio assetto e cercare di indovinare se piove o se rimane asciutta la pista? Tutto questo deriva dal fatto che la Formula 1 ha voluto negli ultimi anni blindare quelle che sono le posizioni in griglia, perché chi deve vincere vince e chi sta dietro sta dietro. Questo è un po' quello che io ho sempre letto in questa Formula 1. Poi purtroppo questo, che è un cambio di regolamento a costo zero, perché non darebbe nessun impatto su nessuno, da lasciare la libertà di scelta dell'assetto prima della gara, certo, non viene praticato. Però certo, questo rimane un punto così a cui non riesco a dare risposta. Davide? Anzi, totalmente d'accordo con Ivan, anzi, a volte diventa pericoloso, perché se si blocca l'assetto con assetto d'asciutto e la domenica piove, corri sul bagnato con l'assetto d'asciutto, che è la roba più paurosa che ci possa essere, quindi è veramente una cosa sciocchissima del regolamento, proprio assurda.
Allora, abbiamo pochi minuti, li dedichiamo alla partenza, all'incidente, tutto bene quel che finisce bene, quindi sicurezza che ha fatto grandi progressi dai tempi prima di Ivan, da Ivan, dai tuoi tempi Andrea e invece adesso, e l'alo importantissimo per giù che si è salvato grazie a quello, Rollbar invece che si è rotto. Sì, l'alo che ha dato una grandissima mano, ricordiamo che c'è stato un altro brutto incidente il sabato tra Nissan sì. e... Auger. Ciao Auger, che gli è letteralmente finito a una bella velocità sull'abitacolo, all'altezza della testa. Mm. Lì veramente se non c'era l'alo come con giù sarebbe stata veramente una roba brutta. E io ritengo comunque in tutto questo che mi dispiace solo che non ci sia stato sulla patente. Matteo, cosa dite? No, ma io sono contro le sanzioni in assoluto, chiaro se c'è una grave colpa sì, però... Se alla partenza tutti insieme, Russell è vero che era già stato scartato da una Williams, quindi ha chiuso per non essere superato di nuovo perché non era partito benissimo, però in quelle fasi lì anche andare a penalizzare un pilota che tra l'altro poi era già finito fuori gara, come Ocon, cioè 5 secondi di penalità, o Tsunoda ne ha presi, si è girato, ha buttato fuori il suo compagno di squadra, 5 secondi, secondo me c'è il rischio veramente che i piloti poi alzino il piede la prossima volta e che non ci provino neanche. Forse, aspetta, mi permetto di dirti una cosa. Sì, certo. Quando sei a 200 all'ora, 100 all'ora e quando c'è la vita di mezzo non si può mai, mai mettere in discussione che tu non fai una cosa, devi alzare il piede. Se c'hai qualcuno sulla sinistra, devi alzare il piede. Sono d'accordo, però Bottas ha alzato il piede, se si vede in un... Ha alzato il piede, dietro di lui si sono tamponati con Albon che è andato contro il muro. Vabbè, però non puoi, cioè in quel caso lì non puoi fare, cioè non puoi scartare con tutta la pista a tua disposizione libera, dritto e a destra. Cioè tu non puoi andare contro due che stanno arrivando. Punto. Vabbè. Cioè non ci sono... Cioè sotto questo punto di vista non si può transigere. Io porto gli occhiali, forse vedo male. Ma io ho visto un Gasly da dietro che da un cuccio. No, è successo. Cioè, si guarda dall'alto, lo vedi guardalo, molto, si vede guarda, molto. C'è no, un cuccio visto... di Gasly che tocca la posteriore. Lì è stata un'altra cosa. Queste sono state due punte. Sì, anch'io, francamente, ho visto. L'incidente nasce da Gasly. Lì. No, Gasly l'incidente nasce. Secondo me. L'incidente di Russell sono due punti separati, ragazzi. No, Ivan. Uno innesca l'altro. No, Russell. Sì, infatti, dopo, ma Russell ha scattato a sinistra. In totale autonomia, lo vediamo? No. Non da questo. Sì, purtroppo. Anche Russell scarti a sinistra, sono d'accordo. Ma ha scattato da solo. No. Sì, ma che l'ha fatto? Sì, sì. Per chiudere Gasly perché stava passando. Poi, chiaro Ivan, che... andiamo ad alzata di mano. Ivan. Ma questo se c'è dentro, cioè, Russell ha girato. Ma guarda, per quanto riguarda l'incidente in partenza oggi con queste vetture è veramente difficile capire dove sono gli altri, perché tra l'alo, le dimensioni che hai, chiuso dentro nella macchina e non fuori con il casco, quindi hai veramente difficoltà nella visibilità laterale e capire dove sono gli altri, per cui purtroppo è capitato un incidente con una dinamica sicuramente che è stata innescata con Russell, con questa toccata, ma non certo l'ha fatto volontariamente. E da lì nasce, diciamo, la decisione forse della direzione di gara di non penalizzare nessuno, perché quando sei in queste condizioni, certo. E ripeto, soprattutto con queste vetture all'interno dell'abitacolo, vedi veramente poco. Ti chiedo del roll bar. Guarda, il roll bar, per quanto riguarda l'Alfa Romeo, è l'unica vettura che aveva questo roll bar costruito a taglio, cioè una lama centrale che faceva da roll bar. Sì. Tutte le altre vetture hanno dei roll bar fatti, diciamo così, a triangolo, sì. E quindi possono distribuire meglio quello che è il peso della vettura. Quello che non è stato considerato, ed è un ragionamento che è nato con il mio amico Giancarlo Bruno in questi giorni, proprio perché stavamo commentando questo incidente, sì. È che la pressione che fanno, o perlomeno i test che fanno su questi roll bar, sono ancora figli del peso delle vetture di qualche anno fa, cioè i 700 kg. Oggi queste vetture sono arrivate tra la benzina, la vettura e il pilota a partire con circa 1000 kg di peso totali. E probabilmente anche qui in una Formula 1 tecnologica, con una federazione che deve guardare in mille direzioni, ha perso forse di vista questo dettaglio, che in questa situazione non è un dettaglio ma era la cosa fondamentale.
Grazie Ivan. Paolo, io ti vedevo prima che volevi la parola, era sull'incidente? Soltanto no per Toto Wolff, neanche regalato, però è un mio parere personale, però delegherei assolutamente la Beatrice a scegliere il nuovo manager della Ferrari. Ah, ok, no? Ok. Allora, finiamo il giro, poi Bea te lo chiedo, chi vuoi come team manager? Come team manager della Ferrari? Pensaci. O team principal, ci pensiamo. Ci pensi. E il discorso Rolbar. Secondo me Rolbar, io adesso non sono un ingegnere, però secondo me Rolbar nelle macchine nuove è stato studiato per la vettura nuova e il peso, ma al di là di concentrarci su questo o quell'altro, anche sulle dinamiche dell'incidente, è estremamente importante vedere che le vetture adesso, anche senza Rolbar, sono sicure. Cioè la testa del pilota è talmente affogata dentro all'abitacolo che tra l'alo e l'abitacolo stesso Zu era a testa in giù e non toccava o sfiorava appena appena col casco nonostante non ci fosse più roll bar. Mm-hmm. Questo ha dato da un livello di sicurezza pazzesco. Poi questo non vuole dire che roll bar si deve rompere, assolutamente, certo. Quindi ci dovrà essere un'indagine, però le macchine sono spaventosamente sicure e mi ha impressionato in maniera incredibile quanto ha tenuto la rete. Cioè ragazzi, 1000 chili lanciati a 200 all'ora contro la rete si è spostata un pochino. È studiato anche quello, però fa parte bene del regolamento anche quello per le norme di omologazione dei circuiti. Io infatti toglierei la parola miracolo, cioè è la regola di questa, certo, Formula 1, che si tirano delle cannonate terrificanti e i piloti se ne tornano a casa. Assolutamente, Bea, sulla dinamica, ma anche sull'alo, tutto. Tornando al discorso della partenza, sicuramente il problema di visibilità va ad avvalorare la tesi della direzione gara, quindi nessuna penalità necessaria. Certo. Per quanto riguarda i passi avanti fatti nella sicurezza, non era una novità, questa è stata l'ennesima conferma per quanto riguarda l'efficacia dell'alo. Quindi prima di chiudere ti chiedo il momento decisivo, il sorpasso più bello per te, migliore e peggiore della gara. Allora, sorpasso decisivo direi il controsorpasso di Leclerc, momento chiave la safety car finale che ci ha regalato bene o male, anche se pensiamo male, una sprint race degli ultimi giri di tutto rispetto, di gran spettacolo. Migliore, sono d'accordo con il pubblico che ha premiato Perez, il driver peggiore, of the day. Il okay. peggiore della gara, direi tutti coloro che sono stati coinvolti nell'incidente iniziale. Siete tutti d'accordo? Chi vuole aggiungere qualcosa? Perez, vai, sempre Perez il migliore della gara, io. Gran bella gara, ma il migliore. Ti hanno regalato 28 secondi. No, migliore no. Cioè... Migliore io metto Mick Schumacher, anche se quel sorpasso all'ultimo su Verstappen fosse arrivato, sarebbe stato da 10 lode, diamo solo 10. E poi sulla sicurezza vi voglio dire, va bene tutto, sicuri al 100%, però io metterei la ghiaia prima, subito, fuori dalla prima curva, subito la ghiaia, perché la macchina comunque strisciando sull'asfalto ha tenuto la velocità. Poi arrivando nella ghiaia ha tenuto comunque velocità, però poi ha iniziato il capottamento, poi era finita, proprio certo, finiva il circuito. Certo. Io metterei la ghiaia prima, anche perché abbiamo visto poi altri duelli, si va fuori, c'è l'asfalto, si continua a spingere, mettiamo la ghiaia e chi esce si ferma lì. In collegamento invece volete cambiare qualcosa sulle scelte di Bea? Ma se posso dire, se per quanto riguarda il sorpasso, mi vorrei citare il sorpasso fatto da Lewis Hamilton negli ultimi giri, quando prima dell'ultima curva con grande furbizia e grande malizia va a superare la Ferrari e certo. Perez che erano in lotta. Lì è stato veramente un grande e ha dimostrato quanto rimane sempre lucido. Vero. Al volante. Vero, e abbiamo visto che un Vettel straordinario senza il mezzo anche lui può fare relativamente. E Paolo, Sergio, volete aggiungere qualcosa? Soltanto no. I saluti dalla signora Anna di Porto Cesario e da Paolo, vi mandiamo i saluti carissimi. Grazie Paolo, allora siamo davvero in chiusura, io ti ho visto in tante vediamo belle... Vediamo in Austria. Ti abbiamo visto su... Ok, ci vediamo per l'Austria. Grazie a Paolo Bonora, grazie ciao Sergio Remondino. Ciao Sergio. Ciao a tutti. Ciao Ivan, grazie a Inva Capelli. Grazie a voi, salve. Ciao, alla prossima. Alla prossima. Ciao. Naturalmente grazie a Davide Amaduzzi di essere stato con noi. Grazie al direttore di motorsport.com, a Franco Nunes. Ciao Franco, grazie.
Grazie Beatrice Zamone. Grazie Veronica, lasciami aggiungere che come team manager facciamo un po' di Fanta Formula 1, anzi Fanta Impossibile, Ron Dennis. Io l'ho sempre ammirato. Franco Nunes. Grazie Matteo Langone. Grazie Veronica. Grazie ad Andrea Montermini. Ciao, ciao. Grazie a tutti voi di averci seguito. Io volevo soltanto dare qualche piccola nota romantica della Gran Premio, l'abbraccio di Vettel con Mick Schumacher, quell'abbraccio paterno che a Mick in questo momento manca, un Russell che si dimentica di come sta lui per andare ad assistere giù, Albon ha fatto la stessa cosa, non preoccupatevi per me ma preoccupatevi per chi potrebbe stare peggio e naturalmente per tutti i piloti che sono i nostri cavalieri ma che rimangono sempre umani. Ci vediamo settimana prossima. Buona serata da